No, andiamo per ordine. Allora, intanto avete visto che presentare le partite sia alla nostra stampa che ai ragazzi difficilmente si sbaglia. Noi ci aspettavamo una squadra molto molto qualitativa in casa, una squadra che ha un passo da prime tre in classifica. In casa sono molto molto forti, hanno una cornice di pubblico straordinaria, hanno una qualità molto importante soprattutto negli interpreti davanti, quindi era ovvio che noi potessimo andare in difficoltà. Diciamo che nella prima parte della gara, del primo tempo, siamo riusciti a giocare più su un possesso, lasciando il possesso palla loro, ma non perché sceglievamo sempre di lasciarlo, perché erano bravi a mantenere il pallone. Abbiamo scelto di lavorare su delle traiettorie di intercetto per poter riconquistare la palla più bassa e poi ripartire, però non riuscivamo a farlo con frequenza come abitualmente riusciamo a farlo, perché secondo me questa settimana avevamo speso molto, abbiamo avuto un po' di dinamiche legate ai tre nazionali rientrati solo giovedì, due dei quali hanno giocato anche con la febbre oggi, quindi abbiamo avuto un po' di problematiche. Però la straordinarietà della cosa è il fatto che questa squadra qua ha giocato con le proprie qualità contro una grande squadra e con una mentalità che sta diventando veramente encomiabile, perché non riuscire a proporre magari il gioco che fai e riuscire comunque a strappare un punto in questo ambiente vuol dire che la crescita è evidente, che c'è stata. Ci saranno altre partite così, dobbiamo essere in grado di mantenere questo tipo di cammino facendo punti. Poi gli altri, diciamolo, mettiamolo così, come si può essere eleganti per non far vedere troppo la delusione? Diciamo che voglio lavorare ancora tanto, per cui taccio. Solita prospettiva, che è quella di poter accorciare il distacco che, come vi avevo detto, si poteva aumentare oppure ulteriormente diminuire, come ci auguriamo tutti. È chiaro che, ripeto, in mezzo secondo me ai due rigori, quindi quello dell'Empoli e quello del Torino, che forse ha segnato nell'unica occasione che secondo me non meritava, perché ne ha avute altre e poteva farci male in tante altre occasioni, anche meritatamente, ed è stato bravo Cordaz, forse ha segnato nell'unica occasione dove poteva sembrare un po'... Per me non era fallo, ma è la mia opinione, potrei anche sbagliare. L'idea è quella di mantenere questo tipo di mentalità e cercare di adesso staccare due giorni, perché i ragazzi hanno bisogno di recuperare. Faremo un'altra trasferta contro un'altra squadra che, è inutile dirlo, ha le sue qualità, ma noi, indipendentemente dall'avversario, come ci siamo detti, siamo nella condizione di dover fare qualcosa di straordinario sempre. Oggi, per come stava il Crotone, per la difficoltà della partita, dell'ambiente, della qualità dell'avversario, il Crotone ha fatto una partita straordinaria. Sì, finalmente Nalini mi ha dimostrato che può essere decisivo, io l'ho sempre pensato. Continuo a dargli la possibilità di dimostrarlo, oggi l'ha dimostrato, quindi terremo assolutamente conto anche di lui, così come di Simi, che è entrato su una bellissima giocata di Nalini, che è andato a prendere quel pallone in cielo, è stato pronto a deviarlo in rete. Ripeto, oggi noi avevamo un po' di stanchezza, ma dal punto di vista mentale siamo stati magnifici. Sì, sapevamo che c'era una partita difficilissima, appunto perché loro in casa hanno ritmi assurdi da Champions League. Però cioè, noi con la nostra umiltà siamo venuti qua, abbiamo fatto la nostra partita. Magari il primo tempo abbiamo concesso un po', però poi il secondo tempo credo che sia stata equilibratissima, dove abbiamo avuto occasioni anche per addirittura andare in vantaggio e questo non è arrivato, però abbiamo portato a casa un punto, ecco, un punto che ci dà continuità di risultato, ci fa essere positivi appunto per andare a Genoa con una mentalità strapositiva per raccogliere punti anche là con la Sampdoria. Sì, esatto, cioè, l'unica nota sonata, come hai detto tu, è questa, però noi, come ogni singola partita e come ogni momento del campionato, noi non abbiamo mai mollato e mai molleremo. Cioè, adesso arriva la Sampdoria, testa la Sampdoria, facciamo alla lettera ciò che ci chiede il mister, perché prepara le partite in modo perfetto, diciamo, dove ognuno di noi sa cosa deve fare in campo, per cui andiamola con una testa vincente per portare punti. Ma guarda, non è che c'è stato cambiamento, è che diciamo che qualche dettaglio, qualche situazione ci è andata più favorevole. Cioè, noi siamo stati in partita tutto il campionato, solo magari con la Roma l'andata che abbiamo perso con distacco, ma c'è tutte le altre partite sempre in equilibrio, abbiamo perso per dettagli. Adesso ci gira un po' più a favore ed è anche merito nostro che andiamo incontro alla fortuna, ecco, e sfruttiamo questo momento positivo.